ritroveremo praticamente, grazie anche alla sovrintendenza, dentro le tombe latine. Quindi dicevo, ecco quelle che non sono andato a vedere io, ecco, buono, mi piace. Le tombe latine, quelle che hai visto te, io non ho visto, hai mai detto. Le tombe latine sarà un po' difficile. Mi raccomando, cercate di tenervela più possibile fino alla sosta finale, cioè alla sosta per mangiare, che è, diciamo che sarà alla Caffarella, dove ci sarà anche la possibilità di poter mangiare, perché ci offrono, sarebbe un suicidio per chi. Ci sarà una sorpresa con la compagnia teatrale Properio, che faranno delle piccole performance teatrali. Poi ci sarà un'altra sorpresa, la chiesa della cisterna, grazie al fatto di arrivare alla musica, e infine poi partiremo per l'Alto Latino per arrivare alla compagnia. Allora niente, proseguiamo senza fermarci troppo, ancora lungo, e a dopo. Livello di attrazione rispetto alle convinzioni che normalmente c'erano rispetto alla religione romana, che era il paganesimo. Quindi diciamo è un fenomeno molto importante, e questa, diciamo, la villa parla molto proprio di questo, parla di questo fenomeno di grandissima trasformazione che è avvenuta, diciamo, a cavallo tra il primo, il secondo e poi il terzo secolo. Allora, in attesa che arrivino anche gli ultimi della coda, voi oggi state facendo un trek in città, c'è un progetto di Federtrek, Inforidea e altre associazioni che ha lo scopo di farvi scoprire la città attraverso il camminare, attraverso la scoperta, l'escursione in città. Quindi l'ambiente cittadino diventa un ecosistema che va visto e scoperto come se fosse una vera e propria escursione, tant'è vero che i trek in città che voi trovate tra le proposte delle associazioni di Federtrek, di Inforidea, di altre associazioni che li promuovono, sono proprio quelli di percorsi con minimo 10 km di percorrenza. Oggi voi farete 14 km, certo oggi è una cosa particolare, siete tanti, insomma solitamente queste esperienze funzionano quando le persone sono un po' meno di quelle di oggi, però molto meno. Però diciamo che intanto fate un assaggio di quello che è questo itinerario. Voi immaginate questa zona 30 anni fa, 15 anni fa, 30 anni fa, no, anzi di più, 30, 35 anni fa, era una zona completamente difficile da percorrere, baracche, situazioni di degrado, eccetera. Adesso noi attraverseremo l'acquedotto Felice, passeremo in una strettoia che scende giù e ci collegheremo con l'area di Tor Fiscale, una delle aree più degradate fino a qualche tempo fa, tuttora ancora in alcuni punti abbastanza pericolosa, perché ci sono delle ville, noi costeggeremo delle ville di alcuni mafiosi, diciamo così, lo dico adesso perché non è che lo volevo tanto dire. Sentirete abbagliamenti di cani, che sono i cani che fanno le battaglie dei cani, però nonostante questo è anche un'area strappata al degrado. Infatti c'è un comitato, il comitato di Tor Fiscale, che ha creato un punto di ristoro, eccetera, eccetera, che noi attraverseremo. Non ci potremo fermare troppo perché il bagno è uno solo, quindi aspettate, cercate di trattenervi per la successiva area. Però calcolate che quel posto 20 anni fa, 30 anni fa, se ti rubava una macchina, una bicicletta, eccetera, la prima cosa che facevi era andare là. Poi quello che trovavi, ti davi qualcosa e te la ridavano. A me per esempio mi hanno fregato un motorino e ho ritrovato solo la scocca e una bicicletta, e poi alla fine ho fatto amicizia con il cosiddetto biondo che c'era all'epoca, e quindi alla fine non mi hanno più rubato niente. Stiamo parlando di 20 anni fa, non è che ho 2000 anni, cioè. Teniamo che è un pochino pericolosa, ok? Quindi noi faremo circa 150 metri di questa strada che costeggeremo. Adesso giriamo a destra e andiamo sempre dritti e sbocchiamo sulla Tuscolana, ok? Quindi noi ci cominciamo ad avviare, gli accompagnatori, se magari venite davanti così man mano che... Oppure quando arriveremo a un punto informativo dell'Appia, cioè quando ci fermeremo adesso a un punto informativo del Parco dell'Appia Antica, vi potete prenotare a una visita guidata su prenotazione, perché sono tra le poche tombe completamente affrescate. Infatti la visita avviene con vestiti con una specie di copertura di protezione.
perché sono tra le poche tombe completamente affrescate, quindi proprio intonacate. Molto bella la visita, vi consiglio di farla, se riuscite a farla, perché sono due gruppi di 25, quindi è abbastanza raro. E adesso aspettiamo che arriva l'archeologo e si completa tutto il gruppo, così ci riuniamo tutti quanti. Francesco Laddaga, sono un archeologo e sono il presidente dell'Archeomitato, che è un'associazione che è nata da poco più di un anno qui nel settimo municipio, e abbiamo lo scopo di promuovere e far conoscere il patrimonio storico e archeologico del settimo municipio. L'iscrizione è gratuita, le nostre attività sono gratuite, insomma stiamo preparando un po' di cose. Questo come introduzione. Allora, benvenuti nel parco, io appunto collaboro con la sovrintendenza archeologica e con il parco archeologico Appia Antica, che è un ente nato da poco ed è un distaccamento, diciamo, si è distaccato dalla sovrintendenza archeologica. Dal parco dell'Appia Antica dipende questo parco in cui ci troviamo oggi, che è il parco delle tombe latine. Allora, voi siete entrati dall'accesso lì, l'ingresso principale in realtà sarebbe dall'altro lato. È un luogo dove la sovrintendenza prima e il parco dell'Appi adesso, ma diciamo il ministero, il MIBAC, ha investito molto negli ultimi anni. Voi adesso camminando vedrete ci sono dei pannelli didattici nuovi, sono stati fatti dei lavori di restauro, di manutenzione per l'apertura di alcune delle tombe, e questa è un'anteprima: a fine mese verrà aperta al pubblico la terza tomba delle tre visitabili, che è quella lì alta che vedete sulla sinistra, fatta di mattoni, che è il cosiddetto sepolcro Barberini. Quella al momento è chiusa al pubblico, verrà aperta appunto per fine mese. Quindi, per dirvi, insomma, visto che parliamo sempre un po' male del pubblico, qui invece abbiamo un esempio di dove si sta investendo molto, si sta lavorando per dare, insomma, per aumentare l'offerta turistica e culturale su questo territorio. Allora, Parco delle Tombe Latine. Il nome, insomma, è evidente a tutti, il nome del parco deriva da quello che avete sotto i piedi la maggior parte di voi, che è una strada basolata, la tipica strada romana, anche se non tutte le strade erano così, solo le più importanti, diciamo le strade consolari e poche strade dentro la città. La Via Latina, tutti conoscono la Via Appia, la Regina Viarium e bla bla bla. La Via Latina è più antica della Via Appia, di quasi 100 anni. Nella sua forma monumentale, cioè quella che vedete appunto con i cosiddetti basoli, questi enormi pietroni che i romani utilizzavano per rendere le strade diciamo più efficaci come strumento di commercio e di spostamento, perché rispetto alle strade dell'epoca, ovviamente, che si infangavano, erano molto più difficile percorrenza, questa era un battuto perfetto che ha resistito nei secoli, insomma nel Medioevo, l'età moderna lo siamo ancora oggi, non è altro che la lava del vulcano laziale, che in età preistorica, insomma, con le colate, poi si raffreddava, si induriva, e insomma Roma è quasi tutta costruita su strati di basalto, da cui poi si ricavavano i basoli. Diciamo, la Via Latina è di circa 100 anni precedente la Via Appia, e collegava Roma con Capua. Il nome prende il nome, la Via Latina, dal fatto che attraversava il Latium, che per gli antichi era solo la parte a sud di Roma, quindi non era tutta la regione, insomma, come la conosciamo oggi. Attraversava appunto il Latium, attraversava i colli albani, puntava verso Monte Cavo, dove le tribù latine si riunivano una volta l'anno per le feste in onore di Giove, e insomma lo vediamo ancora oggi, no? Il Monte Cavo è lì, si vede proprio bene, la Via Latina gli va insomma diretta verso il Monte Cavo, e poi appunto arrivava fino a Capua. Ma era un tracciato molto più antico, era utilizzato dagli Etruschi, dai Sabini, come via di comunicazione appunto tra Roma e il sud. Qualcuno conosce l'improvvisazione teatrale? Alzate le mani. Possiamo solo immaginare. Bene, poi, ok. Allora, improvvisazione teatrale, che cos'è? Noi facciamo teatro, sì, ma improvvisato, quindi non abbiamo testo, non seguiamo nulla, ma ascoltiamo solo degli input dal pubblico o magari un'emozione che ci può venire durante l'interpretazione, cioè durante lo spettacolo. Ah, proprio così. Lo facciamo. Ok.
e oggi niente, faremo per voi un piccolo spettacolo di improvvisazione. Allora, come vi dicevo, noi siamo gli Improperi, collaboriamo anche con una scuola di improvvisazione teatrale che è ACU, quindi dopo vi daremo maggiori dettagli per chi, dopo aver visto questa performance, sarà interessato a provare questa bellissima arte. E avremo anche dei piccoli bigliettini da darvi, così se volete potrete seguirci tramite Facebook e vedere i nostri spettacoli. Brava Alessia! Cassandro! Cassandra! Vieni qui, da tuo padre! Ti rendi conto che tu sei figlia di un dio? Vabbè, papà, però io... voglio comprare lo stesso, voglio andare a vivere da sola. Questa voglia sempre che ci avete, eh? Sei andata a lavorare in banca per questo? Sì, perché mi danno il mutuo agevolato. E pensare che io ti avrei dato tutto il mondo ti avrei dato. Beh, papà, però è il Partenone, perché c'ha le porte aperte, poi c'ha le cariatidi, quelle sono carine perché reggono, dice che non hanno resistito un sacco di anni e quindi poi in fase di terremoti io ho paura. Dai papà, guarda, questa vista meravigliosa sul mare, guarda, potrei rivedere tutti i miei squasimanti che arrivano da lontano. Ma io, che bello, ma io dico, ma che bisogno c'hai? Infatti, ti accumula i soldi, chiedi un mutuo, se lo sapesse tua madre, se lo sapessero gli altri dei, un mutuo. Cassandra, è la terza volta che non paghi il mutuo. I dei si sono scatenati su di te come io. Hai delle saette sulla testa. È la terza rata che è scaduta. È già scaduta. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo trovare un altro modo per poter giocare questo mutuo. Io ho un'idea, ce l'ho. C'è un posto dove fanno degli show a Lucca. Toscana. Mi sembra di aver capito così. Toscana è lontana. Lo so, ma tu sei una camminatrice. Qui c'è una sportiva, lo so. E quindi dovrei andare lì ad esibirti. Ma solo là, cioè, ho già contattato un manager, ti aspetta lì. Accompagnami, ti accompagno io, va bene? Allora partiamo, andiamo. Vieni qua. Sono qua. Tu te ne fai un favore, anzi no, favore, questo è in ordine. Mi dimentico sempre sto ruolo del Deo. Io faccio lo schiavo, C'è presente Cassandra, tu la devi seguire proprio passo passo. Che è sta cosa? Che parli? Che ci pensi? Oh! Ma sì! Questa è la macchina! No, tu la devi seguire, devi controllare, quella fa cose strane. Ha deciso di andare in un posto strano, non mi ricordo come si chiama. Vuole fare delle cose strane, si vuole esibire in teatro, non lo so, qualcosa del genere. Vado io, non ti preoccupare. Mi raccomando, comincia a correre. Però tanti aria più da manager, non mi puoi camminare così, quella non ci crede. Ma guarda, ho cercato di fare di tutto, ma... No, dobbiamo trovare un modo per litigare su questo cavolo in teatro. Senti, io ho pensato che la pezza va bene, tanto il padre non la vedrà mai. Grande idea. E lei va dal mutuo e il Partenone l'abbiamo comprato. E c'è chi passa un po'. Ecco, comparo del Partenone. Lap dance sulla colonna. Ti prenderò lì. Ti metto io. Certo, tu porta. Te la faccio entrare. Sì. Bella Luca. Guarda. Sì. Senti, andiamo a vedere la sala di gare del carretto? Pensa mutuo, dove vai? Non sei una turista, sei venuta qua per lavorare, per pagare le ultime tre rate. Io lavoro fino alle 17, poi alle 17 finisce il turno in banca. E inizia il turno a teatro, sei venuta apposta. Questo viaggio che l'hai fatto a fare? Sei a Lucca, qui c'è il più grande teatro di tutta Italia. È un viaggio spirituale, perché uno cammina per ritrovare se stessi. Io pensavo che forse potrei chiedere a papà qualcosa, cioè basta questa indipendenza. Ma non puoi chiedere ancora denaro a tuo padre, è un deo! Punto.
idee non sono materiali, non pensano ai soldi. E invece, guarda il tuo futuro. Stella Lucca. Naturale, culturale, tutto insieme che Roma ci offre. Non so se voi siete romani o di fuori, comunque anche per noi romani è veramente un patrimonio importantissimo che dobbiamo sentire tutti quanti come nostro, e proprio per questo noi facciamo queste attività, come voi ben dimostrate concretamente, perché il concetto di parco, come saprete, è qualcosa di che non significa un mettere dei recinti e dire qua non si passa, non si può fare nulla. Il concetto di parco, cioè, proprio il concetto di inclusione, invece di conoscenza, valorizzazione e fruizione di questi beni. Proprio con questo spirito è nato il lavoro in questo sito in cui ci troviamo, che è un serbatoio di acqua dell'età romana, che era in funzione fino a qualche anno fa di enorme degrado, utilizzato per usi impropri, come potete immaginare, era una abitazione di fortuna, era quasi tutto crollato, quindi c'è stato un grosso lavoro con un finanziamento regionale, ma ancora europeo, che ha riportato alla luce e messo in sicurezza, diciamo, la struttura. Brevemente, è un serbatoio, quindi, d'acqua. Per serbatoio si intende proprio una grossa conserva che i romani costruivano per questo grande bene che è l'acqua, di cui loro erano veramente consapevoli di quanto fosse importante. E probabilmente, visto le dimensioni, come vedremo, sono 37x12 all'interno, una struttura rettangolare alta 8 metri, quindi molto molto grande, poteva contenere circa 1500 metri cubi d'acqua, e quindi già proprio per queste dimensioni e quantità si capisce che era funzionale alla ridistribuzione dell'acqua per tante strutture delle vicinanze, tante ville antiche che sappiamo erano concentrate in Farfarella. Il primo gruppo, entriamo perché capisco che i tempi sono stretti, il primo gruppo di 20, non di più. Dobbiamo entrare? Andrà.